Il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un solco che si stendeva alquanto sul petto, a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinziva spesso, come per una contrazione dolorosa. E allora due sopraccigli neri che si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi neri neri anch'essi si fissavano talora in un viso alle persone con un'investigazione superba, talora si chinavano in fretta come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbero creduto coglierci la rivelazione istantanea di un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce, quando restavano immobili e fissi senza attenzioni. Chi ci avrebbe immaginata una sfogliatezza orgogliosa? Chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare, un animo e più fronte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma altrettanto e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte di un roseo sbiadito, pure spiccavano in un quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento o compariva sfigurata in un certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna che per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di disturbato e di negletto che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolare e dalla banda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo delle regole che precisava di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento.